Buongiorno e ciao a tutti. Oggi è, mi pare, l'11 novembre, se non sbaglio, e ho deciso di dare un po' di tono a questo vaso di cocio che io ho visto fare tantissimi anni fa, ma che per le linee semplici, per il fatto che non è stato, non ha subito il trattamento per il quale si può aggiungere acqua al suo interno senza che si sciolga, ho deciso di, adesso non so in ceramica come si chiami questo processo, comunque è quello che lo rende impermeabile. Di conseguenza per me è praticamente un soprammobile che non posso utilizzare diversamente se non per composizioni di boh, fiori finti, fiori secchi o semplicemente per abbellire casa. Così ho deciso di, dopo tanti anni, dargli un po' di una fo insomma delle forme un pochettino così e ho deciso di farlo usando dei pezzetti di pizzo che abbiamo un po' tutti in casa. Basta ravattare nelle case delle donne e qualche indumento che magari non si indossa più. Ecco, cioè, ho deciso di usare questo pizzo, questi pizzi che sono per lo più stretch, hanno, si possono, sono, vengono da indumenti ovviamente puliti, intimi, quindi si possono un po' allargare e aiutano a prendere le praticamente prendono la forma e le curve di questo vaso. Io ho già fatto la prova. Userò per incollare sulla superficie del vaso pulita e detersa, nient'altro che questo, del Vinavil tappo blu e un pennello, come poi vi farò vedere sistemato quando tutto sarà incollato per benino. A dopo. Quello che io voglio fare è creare degli spessori con questi pizzi perché poi quando tutto sarà composto, in parte coperto, in parte no, avrò così dei rilievi floreali, fantasy, come meglio credete, e probabilmente andrò a coprirlo perché le mie idee sono sempre molto chiare. Andrò a coprirlo con della foglia d'argento e probabilmente altri fogli metallici. Ora lascio asciugare un pochettino il Vinavil e poi applicherò tirandolo finché non sarà asciutto e cercando il più possibile di stendere poi questo pizzo elasticizzato sulla superficie del vaso in modo da creare una texture sulla quale poi andrò a lavorare proprio per dare l'impressione che questo vaso sia stato stampato o lavorato, cesellato. A dopo. Visto da vicino, l'effetto verrà questo. Potrebbe essere un po' una schifezza all'inizio, in realtà non lo diventerà. Io devo creare un movimento sul vaso e lo vado a fare proprio con questi pezzetti di pizzo che potete ritagliare, potete anche applicare in pezzetti qui e là. L'importante è che andiate comunque a spennellare bene il vaso. Vedete che la stoffa ancora si muove, potete poi asciugarla un pochettino più velocemente con il phon. L'importante è che la stoffa ovviamente non si vada a muovere poi, perché altrimenti il lavoro che poi ci andremo a fare sopra risulterà più complicato. Lo stesso Vinavil in fase di asciugatura crea un effetto zigrinato, diciamo, di conseguenza dà un movimento già da solo a questa superficie. Oh, come vedete ci sono le forbici là dietro, ritagliato vecchie cose che non indossavo più e che non ho mai indossato, a dire la verità, perché non amo i pizzi, però mi piacciono molto i decori, di conseguenza ho deciso che dopo tanti anni, non sapendone cosa fare, se buttarli pure no, ho pensato, SOS, prendiamo questi pizzi e utilizziamoli
in maniera creativa. Questo è decisamente un riciclo creativo. Questo è il risultato. Vado avanti ancora un po'. Non è proprio il massimo della vita fare un tutorial in cucina, ma mi veniva bene qui perché nello studio ho un sacco di roba ancora sul tavolo da lavoro, quindi avevo bisogno di spazio qua. Io ho unito questi due pezzetti di pizzo in questo punto, vedete? E ne ho attaccato un altro, non so da dove l'ho ritagliato, ma erano dei taglietti di stoffa che avevo lì, il pizzo che avevo lì da tempo e non sapevo come utilizzare, se buttarli via oppure no. Poi stamattina mi è venuta questa idea qua che mi frullava un po' per la testa già da tempo, a dire il vero, eh. Comunque, vedete, metto un po' di vinaigrette in abbondanza perché devo essere certa che il pizzo non si muova. Poi queste parti rimaste vuote, voi le coprirete con altri pezzetti. Oppure potete fare anche una sola striscia, ora a me piace così, poi vado a coprirlo. E se non trovo, se finisco il pizzo e vado a ritagliarlo da qualche altra parte. Non è un problema. Cioè, il problem solving proprio non è un problem per me. Ecco qua. E vado avanti così per quasi tutta la superficie del vaso, salverò dei punti dove invece non metterò niente proprio per lasciare un pochettino di spazi, non troppo rococò, diciamo. Comunque l'idea è questa. Questo vinaigrette tappo blu è usato moltissimo nei lavori creativi, è questo. Perché ha un'ottima tenuta e ha una componente che il tappo giallo o il vinavil normale, tappo rosso, scusate, o il vinavil normale in realtà non hanno. Questo è proprio un po' più professionale, diciamo. E viene proprio bene per questo motivo, viene proprio, detto più volte appunto di cercare questo tipo di colla, si trova generalmente nei Brico Center, eh? Non è irreperibile. E così pian pianino vado a coprire parte della superficie del mio vaso. Io pensavo di farlo anche, sapete con cosa? Con la colla a caldo, però non ho una pistola proprio di precisione. Cosa fai, Milo, il mio cane? Cosa fai, Tato? Pensavo di farlo anche con la colla a caldo perché in realtà si può anche applicare qualunque cosa. Se mettete lì, potete farlo con un cordino, con dello spago, qualsiasi cosa non pelucoso che poi andrà coperto. Poi si può decidere anche di semplificarsi la vita facendo cosa? Praticamente andando a sprayare di brutto con un colore che vi piace. Io avevo, non so se si è visto nell'inquadratura di prima, un come si dice, una bomboletta di colore bianco che non escludo di usare, ma vediamo, io penso che non lo userò. Userò probabilmente della chalk paint. Su questa superficie mi va proprio a sigillare il tutto. Poi eventualmente vediamo un po'. Vado a usare la foglia, ma la foglia deve essere usata quando proprio il lavoro è ben fissato. La chalk me la può fare perché è una base gessosa su una pittura, praticamente una diluizione di pittura, come si chiama? Oggi mi vengono tutti i nomi, come al solito. È una lavabile, è gesso e lavabile per le pareti, per capirci. Questa è la chalk paint.
Ora tenerli qui a guardare come incollo il pizzo mi sembra un po' sciocco, quindi interrompo un attimo il video adesso e se non viene lungo e vado avanti così finché avrò il mio lavoro, il disegno se non altro ben definito. Ed ecco come si presenta il mio vaso adesso. È brutto vedersi, certamente, però i rilievi che volevo li ho fatti. E adesso si vede che è bello bagnato ancora. Col phon accelererò un pochino la sua asciugatura. Non mi preoccupa il fatto che ci siano ovviamente dei punti non coperti, e perché conosco il comportamento della foglia, quindi della foglia d'oro, intendo dire la foglia d'argento, quindi non verrà tutto un po', diciamo, mascherato. Cosa posso dirvi in aggiunta? Nel farlo mi è venuto in mente che è logico che si può utilizzare anche dei centrini, soltanto che dispiace a me sacrificare dei lavori fatti a mano, tagliarli, insomma, per fare lavori di decorazione. Allora, preferisco far fuori cose che sono totalmente inutili e utilizzare quelle. Adesso asciugo un pochettino e controllo nel frattempo che praticamente non si siano creati dei pelucchi come questo che sto togliendo e sia tutto un po' omogeneo. Questo è il passaggio dell'asciugatura. Ecco qua, il Vinavil chiaramente è per chi è abituato a usarlo, rimane lievemente lucido, però posso dirvi che adesso il vaso è asciutto e il pizzo anche. Adesso farò una stesura di chalk paint, l'avevo già forse preannunciato, e proprio per la sua caratteristica di uniformare un pochettino il colore, i materiali, voglio dire, i pezzetti. Attaccare il pizzo come fosse quasi pezzi di mosaico è una cosa non voluta definitivamente, ma quasi anche sì, perché dà un po' l'idea del mosaico in effetti. Adesso passiamo alla char paint. Ora cominciamo a dipingere il vaso. Sto mischiando la Chalk Paint, che è di questa marca ed è un bianco titanio che mi avete forse già visto usare perché sono fissata con questo colore, e prendendo direttamente con il pennello, magari allontano un attimo, aspettate che controllo l'inquadratura, ma speriamo. Vado a stendere il colore prendendolo direttamente dal barattolo. Io parto dalla parte inferiore e andrò a stendere la chalk, probabilmente con due mani ne farò, prendendo anche il coccio su cui so attaccherà molto bene perché è proprio indicata anche per questo tipo di materiale, non solo per il legno. Vado a tamponare col pennello un po' tutti
i forellini dei pizzi, chiaramente, proprio per avere un effetto copertura ottimale, ecco, diciamo bella bella precisa. Così, non so se si vede, spero di sì, perché io non mi sto vedendo, quindi. E così via. Lavorare tutta la superficie del vaso. Rimescolate sempre la chat prima di cominciare a usarla perché tende a depositare, a fare un sedimento più denso sul fondo del barattolo, qualunque sia la marca. Vedete l'effetto coprente? Già buono. Avevo pensato di usare degli acrilici, ma sono un po' affezionata adesso a questo tipo di pittura, mi piace molto. Per fare il vaso argento avevo detto che avrei usato la foglia, in effetti, ma sto vedendo, ragazzi, veramente una bella un bel lavoro già così, nel senso, non vedo buchi o disomogeneità nella stesura della chat, perché probabilmente il vinavil ha già levigato il tessuto sul coccio e quindi asciugando è diventato proprio un tutt'uno. E questo mi fa pensare che se io applico invece della chalk metallica che ho già usato in un altro video ed è argento, riesco a ottenere lo stesso risultato con meno fatica, uno, e perdendo meno tempo, insomma. Però c'è da dire che ci sono due sostanziali differenze, due abissali differenze fra la foglia d'argento e la chalk metallica o qualunque vernice metallica. L'ho riscontrato in anni di lavori e di dorature. La foglia stesa con la sua missione crea un effetto veramente realistico, sembra veramente argento, argento sembra veramente oro, sembra veramente rame, bronzo se si trovano nelle foglie è un po' più complicato e devo dire che insomma sono lavori che meritano sicuramente l'uso della foglia. Ora, forse non per questo vaso, voglio dire, con questo vaso me la posso cavare veramente con un breve tempo e ottenere subito il risultato che a me piace, anche dato che non è che lavoro a rotta di collo, intendiamoci, però vedere il risultato finale in breve tempo dà soddisfazione. E comunque forse non è necessario poi appunto utilizzare questa foglia come avevo pensato all'inizio, proprio perché vedo che comunque questa cialche, questa colla che ho usato evidentemente ha fatto veramente già dei piccoli miracoli, quindi
andare adesso a fare delle sdorature su un vaso di questo tipo, che poi chissà, magari verrà appoggiato per terra o in un angolo, non so, vicino a un mobile, non ho idea adesso ancora. Potrebbe essere un lavoro effettivamente un po', non dico sprecato, ma non proprio indicato, insomma, ecco. Ma sarebbe un po' da matti se fosse una cornice di valore, fosse un oggetto, un cofanetto che voglio sembri argento, userei sicuramente la foglia, ma per un vaso forse no, non ne vale la pena. Non so se state vedendo, ma io che vedo da vicino il vaso, mi accorgo proprio che viene già bene di così, insomma, quindi insomma cambiare idea poi non è un crimine, quindi sarei dell'idea di fare questo, cioè usare direttamente la chalk in argento e poi brunirla con la cera non bituminosa, quella con i colori universali che ho già fatto vedere in un altro video e che riproporrò sicuramente poi. Questo io vado avanti adesso fino al collo del vaso e probabilmente farò anche un po' l'interno. Intanto lascio asciugare. È molto importante che io vi avverta che il Vinaville con la chalk paint nell'asciugare, io questo lo sapevo, ho dimenticato di dirlo all'inizio, spero mi perdoniate, crea un effetto craquelé, ovvero di spaccatura della superficie colorata o verniciata. Questo non è un inconveniente, è una cosa voluta. Non pensavo fosse rilevante che si notasse così tanto, ma evidentemente asciugando questa tira e praticamente è anche il risultato del calore dell'ambiente che permette la formazione di queste venature, che non sono affatto male, tra l'altro a me piacciono molto perché danno un aspetto antico ai fregi che troverete sui vostri vasi qualora decidiate di seguire questo tutorial. Ecco, praticamente io ho fatto questo effetto craquelé senza considerare che appunto perché l'ho fatto tante volte col Vinaville che e la pittura sopra mi sono dimenticata proprio di dirvelo. Allora metterò come video inizia avvertirò all'inizio del video che usando Vinaville e poi mettendoci sopra appunto la chalk paint o anche gli acrilici, asciugando questa tirerà e si spaccherà. Non si stacca, non c'è nessun pericolo, che sono i miei ditini sporche, le dita sporche, e quindi vi troverete un effetto un po' così spaccato, che non è niente male, però mi sono dimenticata di avvertirvi. È un'informazione tardiva, imperdonabile,
metterò nell'avvertenza, ecco, il fatto che se volete un lavoro liscio, questo non è il tipo di adesivo che fa per voi, ecco, tantomeno la pittura, questo è chiaro. Comunque qui ho dato due mani di cialche, adesso andrò poi con l'argento. A dopo. Ciao, ora il vaso è completamente asciutto ed è pronto al passaggio con qualche toccata d'argento. Ho deciso che non esagererò perché non voglio sembrare troppo artefatto. Noterete che il craquelé si è ulteriormente definito, ma questo è secondo me valore aggiunto, quindi perché mi piace così. Ho già spiegato ieri, visto che è passata una giornata, quindi ho lasciato asciugare tutta la notte, potrebbe non piacere insomma questo effetto, per cui in questo caso si dovrebbe riprovare a fare qualcosa con una tecnica completamente diversa, non questa. Allora, adesso vado a mettere un po' della mia, si chiama Paint Everything, la vedrete sicuramente rovesciata, e prendo magari qualcosa per aprirla perché non ci riesco. Comodità di lavoro in cucina, a volte c'è. Va bene, allora apriamo questa vernice metallica professionale che io ho già usato, sia sul legno, sì, sul legno, da nessun'altra parte, però adesso vediamo un po' come si comporta con la calca. Qua un piattino dove la vado a mescolare, perché anche questa, come tutte le vernici, si presenta piuttosto liquida, a parte che si presenta liquida e penso che si noti. Fa sedimento, quindi devo mischiarla un pochettino e andrò, come dicevo, a fare delle toccature col pennello un po' random, qua un po' là, perché non voglio che somigli troppo a una cosa di ferro, dal momento che questo è legno, insomma, no? Cosa ho detto? Legno? No, intendevo dire è coccio. Chiaro. Chiaro. Adesso andiamo a lavorare sulla cialca, vediamo un pochettino come si comporta. Allora, io ho detto che farò delle toccature veloci per non andare troppo giro il lavoro, scusate, verso di me, sennò rovino. E non vado a coprire tutto, lo vado proprio a spennellare così grossolanamente. Asciugherà anche molto più in fretta, quindi tanto meglio. Dove c'è molto craquelé, vediamo cosa succede. Vediamo, probabilmente ci si frerà dentro, infatti. Ma va bene così, perché io poi me lo ritiro fuori con la cera. Quindi, passaggio rapido. Alcuni punti si può, insomma, l'importante l'effetto è che non sia troppo omogeneo, ma piuttosto casuale. Io sto usando un pennello di quelli normalissimi, ma piuttosto morbido, perché essendo appunto la pittura molto liquida,
usare un pennello con le setole troppo dure non andrebbe bene. Poi avevo anche un po' l'incertezza, visto che è la prima volta che faccio un lavoro di questo genere, bene sì, non volevo che magari la chalk sotto si staccasse o mi creasse qualche problema. Invece no, è perfettamente salda, è proprio come se fosse stato questo vaso, come se fosse stato proprio realizzato così, già in fase di lavorazione. Ora vado a curare un pochettino i dettagli qui, sempre però scaricando il pennello dall'eccesso di vernice, perché non lo voglio troppo. Vado a rifinirlo un po' così. Somiglia un po' ai miei abat-jour, tra l'altro sono di metallo bianco con delle striature argento, proprio delle spennellate velocissime, molto bene. Poi per andare a lavorare bene il collo, magari me lo appoggio in questo modo. Ups, questo magari lo devo, questa vernice metallica asciuga a una velocità veramente impressionante, quindi tanto meglio. Bisogna essere un po' velocini, ma niente di che. Fatto anche il collo, mi vado a controllare un pochettino tutti i miei amici circonferenze, non eccedo perché sono diventata completamente rara, lascio asciugare un attimino qui, quando vedo che è asciutto lo giro. Di silenzio, non è che non può parlare sempre, no? Allora adesso lascio asciugare. Il risultato devo dire piace, non mi dispiace affatto. Posso credo già girarlo. Poi dovrò passare ovviamente la cera con degli stracci, tirarla bene, e non so se si noterà, ma forse con la cera sì, c'è ancora il disegnino che avevo puntinato le iniziali mie di mio marito qui, perché avevo visto a un mercatino di Natale, avevo visto fare questi vasi e ne avevo acquistato appunto uno, ma non era stato rifinito, era soltanto biscotto credo che sia. Io non sono una ceramista, per cui ero rimasta incantata e ne avevo voluto uno. Mi ricordo che avevo pagato 15.000 lire. Pensa un po' te. Come passa il tempo? Ecco, posso già girarlo. E adesso vado a fare l'interno che è rimasto. Ovviamente non sono andata a lavorare anche dentro, perché non si noterebbe, non avrebbe senso. Qui sul bordo anche cercherò di scaricare un po' il pennello, perché se non mi viene una cosa troppo omogenea non va bene. Faccio delle toccature veloci e tiro, poi la cera farà il resto. Non la farò particolarmente scura perché vorrei che il vaso rimanesse abbastanza chiaro. Qui dove vedo la lavorazione, ve lo faccio vedere dopo, del vasaio, diciamo, del ceramista, lo vado a seguire proprio quasi la forma della traccia del tornio, praticamente delle dita. Beh, non c'è l'impronta del dito, chiaro, però
vado a seguirlo proprio come se fosse stato fatto proprio così. Vi ricordate com'era prima? Penso che l'effetto craquelé, tra l'altro, che avevo dimenticato. Diciamo che ho avuto un po' di fortuna, dai. Ammettiamolo. Ci sta veramente bene. Ovviamente una pellicola così, una facciata così leggera di metallo, è chiaro che non mi copre assolutamente niente di quello che io vedo. Ora potrei anche infilarmi dentro quel pennello e riuscire in qualche modo a colorarlo anche al suo interno, ma non vedo la necessità di fare una cosa del genere. È un vaso e tale rimane. Ancora mi sposto, però potrei, con questa vernice potrei far danni, e poi scioccherò il pennello con l'acqua. Ecco, dicevo, io posso già toccarlo. Ho seguito un po' le dita dei cerchi che si vedevano fatti dal ceramista. È chiaro che non ho coperto poi molto della superficie del vaso originale, a parte la parte sovrapposta al vaso stesso. Ora lascio asciugare un attimino, nel frattempo preparo la cera. La cera la preparo così. Questa volta non userò il, come si dice, quella che si fatta apposta per lasciarvi i trattamenti con la child paint. Uso semplicemente la cera per mobili, per marmi. Apro il barattolo, qui ci sono già i miei panni belli zuppi di cera che adesso vado a preparare. La cera la preparo prendendone un pochettino e lavorandola. Questo intanto mettiamo qui, lasciamo un piatto. Ne prendo un po' con una paletta, un braschetto, e la vado a depositare sul mio piattino. La lavoro un po' perché si sciolga e decido che tinta voglio che i miei rilievi prendano praticamente. Quindi avendo questi colori universali di cui ho già parlato, che sono della Luxens, posso giocare sulle variabili del grigio e anche della terra e dell'ocra. Essendo questo un vaso tendenzialmente freddo, perché bianco argento, io andrò a fare un tipo di colore abbastanza chiaro, ma decisamente tendente al nero, al grigio se non altro, con l'aggiunta di pochissime gocce di nero e inizio un po', aspettate, a impastare. Se viene troppo scuro, e lo è, rende moltissimo il suo colore. Allora, onde evitare, io mi vado a prendere ancora un po' di questa cera decisamente troppo scura e me la lavoro chiara.
così ottengo un grigio non troppo scuro. Poi scurirlo eventualmente si fa sempre in tempo. Posso aggiungere un filino di marrone, ma poco poco poco. Il selometto ocra mi tira verso l'oro, quindi no, questo è nero. E quindi lo metto marrone, un angolino. Ne metto pochissimo, proprio poco poco, proprio per non avere un grigio proprio senza sfumature. Ecco qua. Ora sul panno, tanto vedo se mi è già asciugato il colore. Penso di sì. E prenderò di poco poco e vado a metterlo sulla superficie. Parto da, se è asciutto direi, ok, vado a stenderlo. È un po' marrone infatti. Possibilità di anche decidere di fare le sfumature. Questo è il bello del fatto che questa cera fatta con questo sistema dà la possibilità di creare anche effetti un pochettino differenti, che non siano disomogenei, insomma. Un po' più grigio, un po' più nero, un po' più marrone, insomma, da movimento al mio vaso. E vado a lavorare tutta la superficie. In alcuni punti posso usarla quasi niente, in altri posso fare delle sfumature più scure. È ovvio che questa cera, come già sappiamo, abbiamo detto tante volte, mi va a rifinire il lavoro, cioè me lo va proprio a sigillare. Per questo lo do in maniera abbastanza, non dico abbondantissima perché poi lo devo lucidare, ma non vado a lesinare perché devo coprire per bene tutta la superficie. In questo modo io sto vedendo tutti i miei reticolati, i pizzi, i particolari venire un po' fuori, nel senso che li vedo più definiti. E devo dire che l'effetto finale è veramente carino, veramente carino, è originale. A me piace molto.
Quindi, in altre parole, quando voi fate questo genere di lavoro, state proprio concludendo il lavoro, lo state finendo, e questa cera sarà il sigillante lucidabile, non si potrà spolverare senza problemi, però aspettando circa 2 settimane, almeno 3, se la casa è bella asciutta, se l'ambiente è asciutto, prima di passare magari a spolverare con, che so, il, per esempio lo Swiffer mi viene in mente perché io lo uso, e potrebbe lasciare dei pelucchi attaccati. Tutto sommato però il nero non mi dispiace per niente. Guardate. Chiaramente più scuro più viene fuori. Certo, gioco forza. Viene fuori il particolare. Allora, andiamo di nero, dai. Dai, facciamo così. Ma perché la cera va a infilarsi dentro i rilievi. Mi andrà via un po' di bianco e pazienza. E pazienza. Questa brunitura è bella. E poi è un effetto brunito in effetti. E si vedono di più tutti i lavori fatti, che sennò andrebbero un po' persi. Poi olio di gomito, non basta mai. Io lascio anche un po' che questa cera venga assorbita dalla seconda passata con la vernice metallica, perché in questo modo lo scuro viene a depositarsi meglio in tutti i particolari della lavorazione. Davvero non si direbbe fatto col pizzo, è una bella idea. Io proverei, fossi in voi, guardate, proprio ve lo, mi sento di consigliarvelo, poi di gustibus, come tutte le cose. Ho detto troppo nero, invece mi piace proprio. Dovete essere voi un pochettino a decidere da che parte andare, se tenerlo più chiaro, più scuro. Se ci sono tanti dettagli è anche bello che si vedano, no? Del resto ci sono, perché no? Sta assumendo quasi la colorazione del peltro, che è un altro metallo che a me piace moltissimo, poverissimo, bellissimo, lo preferisco quasi all'argento. Pensavo di tenerlo più chiaro, poi ho deciso di scurirlo, mi piace così. È bello che non sia omogeneo del resto. Chiaramente poi ci sarà l'eccesso da eliminare. E lì di nuovo un po' di olio di gomito, tanto per cambiare un po', però ne varrà la pena, ve lo garantisco. Mi sento di garantire. Vado a spargere anche un pochettino di marrone, di cera marrone. Sapete quanti di cera avresti dovuto avere per poter fare tutte queste sfumature? Low cost, teniamo bassi i prezzi,
e facciamoci i furbi. E vado anche sotto. Beh, bravo non me lo dico, però è bello, almeno a me piace molto. Avete visto con che facilità potete trasformare gli oggetti? È incredibile, eh? Eppure, basta ingegnarsi un attimino. Avere un po' di pazienza, più che capacità, pazienza. E come ho detto, per un paio di settimane potete sposarlo, ma con un panno. Poi potete usarlo sui ferri, intanto non, ma già adesso veramente non credo che ci sarebbero problemi. Comunque, più lasciate asciugare un attimino e lasciate riposare la cera, ma lui guarda che va comunque a lavorare e seccarsi meglio nei punti dove si è accumulata e non si può togliere, perché quei punti sono irraggiungibili dallo straccio, quindi va bene così. Quindi questo, alla fine della fiera, quanto un po', è il mio vaso finito. E io spero che questa idea vi sia piaciuta, a me lo è, è piaciuta, mi sono divertita a farlo e adesso gli trovo subito una bella collocazione per possa riposare, poverino, perché da ammasso della gilla qual era, adesso abbiamo un bel elemento decor e poi noi ci ritroveremo per un tutorial, spero, su... però mi dovrò fare in mente qualcosa, ma che magari si è dedicato un po' a quello che è la festività natalizia, malgrado restrizioni, quello che seguirà nei giorni a venire e che seguiamo con tutti un pochettino d'ansia. Io penso, sia il caso di, come dico sempre, tenere accesa la testa, ma muovere anche molto le mani, perché è un ottimo antidepressivo, un ottimo ansiolitico, e poi avere qualcosa fatto da voi in casa che vi piace, che quando finalmente saremo liberi di invitare chi cavolo vogliamo, potrete dire: questo l'ho fatto io. Io direi che questo è tutto. Adesso faccio qualche foto da postare nel mio blog maradrailotti.com e vi saluto, io e il mio vaso, vi salutiamo al prossimo tutorial. Ciao!